Il 2017 è un anno molto importante per il riciclo degli imballaggi in plastica. Perché? Perché noi abbiamo una storia molto lunga. È partita nel 1997 con il decreto Ronchi. Il primo anno, nel 98, abbiamo raccolto 100.000 tonnellate di rifiuti. Nel 2017 pensiamo di superare 1 milione di tonnellate. Ma la cosa più importante è che, mentre nel 97, nell'inizio della nostra attività, dai rifiuti estraevamo solo 5 prodotti, l'anno scorso ne abbiamo estratti ben 16. Questo dimostra come il sistema sia un sistema vitale, molto attento all'innovazione e alla ricerca e sviluppo. Ricerca e sviluppo che è la parola d'ordine per i prossimi anni, perché gli obiettivi che ci vengono posti dalla comunità europea sono molto ambiziosi e per poterli raggiungere dobbiamo fare cose diverse. Quello che è stato fatto finora non è abbastanza. Beh, per il 2017 io penso che quasi sicuramente si supererà il milione di tonnellate gestite e raccolte e gestite da Coreplan. Coreplan sostanzialmente ha tutta la sua catena del valore che ha massimizzato la capacità di recupero e di riciclo appunto della plastica. Diciamo che focale è il tema dei cittadini, perché è chiaro che ancora in tante regioni d'Italia voi le amministrazioni, voi i cittadini, la raccolta differenziata è molto carente. Cioè, il dato che abbiamo visto, che insomma, in Veneto si raccoglie 25 kg per abitante, in Sicilia 5, è un dato abbastanza impressionante. Ora, se si pensa che la Sicilia ha 5 milioni di abitanti, 20 kg di abitanti, per abitante di differenza vanno 100.000 tonnellate, che voglio dire è il 10% di quello che si raccoglie. Per cui sì, è necessario uno sforzo da parte di tutti, cittadini, amministrazioni, e Coreplan è pronto a fare la sua parte, perché ovviamente questa è la mission e questo è quello che si fa. Il ruolo dei cittadini nella raccolta differenziata e quindi nel riciclo, nel riuso della plastica è fondamentale, cioè la consapevolezza che quello che va buttato non viene recuperato se viene buttato in modo non conforme, e invece tutto quello che può essere buttato correttamente viene riciclato e quindi non finisce nel mare, non finisce nel territorio, non finisce soprattutto in discariche, è qualcosa di fondamentale. Quindi il tema culturale è ben più importante anche del tema tecnico, se vogliamo, perché è per questo che è molto importante partire dalle scuole. Noi abbiamo fatto diversi progetti a partire dalle scuole elementari, perché i bambini sono i primi portatori di interesse all'interno della famiglia del corretto riciclo della plastica, ed è per questo che è importante informare, è importante dare informazioni corrette e soprattutto è importante riciclare. In tutte le tematiche ambientali il ruolo dei cittadini è fondamentale. Se non si cambiano stili di vita e abitudini non c'è soluzione che tenga. Questo è anche il bello delle politiche ambientali, sono politiche partecipate per forza, per farle funzionare, e i cittadini hanno la possibilità di misurare concretamente qual è il contributo che riescono a dare. E giustamente poi noi ci aspettiamo anche dei cittadini che chiedano rigorosamente ai propri sindaci conto di quello che viene fatto, ad esempio nella gestione dei rifiuti sul proprio territorio. Quindi riciclare non solo conviene, aiuta l'ambiente, e il ruolo dei cittadini sicuramente è fondamentale.